Raffaele Maddaluno, per commentare questa giornata, insomma, che ha portato alla sconfitta, non fa tanto male in termini di classifica, cambia poco, sicuramente volevate salutare, immagino, in maniera diversa il pubblico, ma quello che importa è tra 6 giorni la sfida per i play-out. Sì, cambia poco a livello di classifica, però era un, diciamo, un test importante perché era l'ultima partita ufficiale prima dei play-out e ci dispiace non essere riusciti a giocare bene, soprattutto a vincere e soprattutto a giocare bene. E per il resto dobbiamo rimanere concentrati perché la finale è quella di venerdì prossimo, sperando di riuscire a cavarcela giocando una partita sola. Incontreremo il Torino e quindi faremo il meglio questi ultimi 3-4 giorni che ci rimangono per arrivare più pronti possibile. Senti le certezze, la vecchia guardia, la solidità a livello di testa di voi che ormai conoscete bene questi appuntamenti, li sapete affrontare nel modo giusto. I ragazzi che sono cresciuti, basterà nell'affrontare una gara davanti al pubblico di casa, il Torino giocherà con il proprio pubblico davanti? Sì, più che vecchia guardia o giovani la dobbiamo affrontare da squadra, nel senso che siamo un gruppo abbastanza consolidato, che è cresciuto molto dall'inizio dell'anno e dobbiamo affrontarla di squadra. Naturalmente ognuno mette a disposizione degli altri la propria esperienza, anche da parte dei più giovani, perché comunque anche loro ci possono dare tanto sotto ogni punto di vista, quindi la dobbiamo affrontare di squadra e cercare di venirne fuori il prima possibile.